Buongiorno e buon caffè. Affascinante andare a pescare dentro il libro dei libri, specie nelle feste comandate, gli aspetti interessanti, importanti, significativi che parlano alla nostra vita. Così, liturgia ambrosiana, Domenica delle Palme, Vangelo della cena di Betania, poco dopo la risurrezione di Lazzaro e appena prima, appunto, dell'entrata in Gerusalemme. Vengono descritti quattro commensali: Lazzaro che è ritornato alla vita, Marta che si dà un grande affare per servire tutti sorridendo, Maria che sta seduta, ascolta e versa la famosa boccetta di olio di nardo prezioso sui piedi di Gesù, asciugandoli poi con i propri capelli, e infine Giuda che si lamenta perché, viene detto, era ladro e voleva portare via i soldi che sarebbero stati messi nella sua cassa. Quattro persone diverse: la gioia della vita ritrovata, di una vita ritrovata grazie a una risurrezione, la gioia del servizio, la gioia della contemplazione e dell'amore gratuito, e la tristezza dell'egoismo, della sopraffazione, della voglia di mettersi davanti a tutto. Ma quattro persone? O quattro persone che vivono dentro di noi e che anche noi di volta in volta tiriamo fuori come maschere, come atteggiamenti, come comportamenti. Sono quattro persone o sono quattro momenti della nostra vita? Il punto quindi non è sapere quale persona siamo, perché sappiamo che siamo fragili, saremo di volta in volta tutto questo. Il punto è sapere qual è quella che prevale e sapere se avremo la forza, come Pietro, di chiedere scusa per i nostri errori. O faremo la fine di Giuda, che una volta riconosciuta la propria fragilità, pensa bene di mettere fine alla propria vita, perché è incapace di vivere con questo suo tormento. Buongiorno e buon caffè.